l'Italia dichiara guerra alla Turchia per il possesso delle colonie della Tripolitania e della Cirenaica. C'è anche la prima flottiglia d'aviazione, al comando del capitano Carlo Piazzi. Una decina di aerei Blériot e una Taube, una colomba acquistata in Germania. Il tenente Gavozzi è il pilota della Taube. Durante una normale missione sarà il primo a gettare da un aereo tre piccole bombe. E questo il primo bombardamento aereo della storia. Dopo non molto tempo scorgo perfettamente la massa scura dell'Oasi che si avvicina rapidamente. Con una mano tengo il volante, con l'altra sciolgo il correggile che tiene chiuso il coperchio della scatola. Estraggo una bomba, la poso sulle ginocchia. Cambio mano al volante, con quella libera estraggo un detonatore dalla scatoletta e lo metto in bocca. Richiudo la scatoletta, metto il detonatore nella bomba e guardo a basso. Sono pronto. Circa un chilometro mi separa dall'Oasi. Già vedo perfettamente le tende arabe. Vedo due accampamenti vicino a una casa quadrata bianca, uno di circa 200 uomini e l'altro di circa 50. Poco prima di esservi sopra, afferro la bomba con la mano destra. Coi denti strappo la chiavetta di sicurezza e butto la bomba fuori dall'ala. Riesco a seguirla con l'occhio per pochi secondi, poi scompare. Dopo un momento vedo proprio in mezzo al piccolo attendamento una nuvoletta scura. Io veramente avevo mirato il grande, ma sono stato fortunato lo stesso. Ho colpito giusto. Ripasso parecchie volte e lancio altre due bombe, di cui però non riesco a constatare l'effetto. Me ne rimane una ancora che lancio più tardi sull'oasi stessa di Tripoli. Scendo molto contento del risultato ottenuto. Vado subito alla divisione, a riferire poi al generale governatore Caneva. Tutti si dimostrano assai soddisfatti. ...263 OP UG, segreto, novità giorno, marce e colonne proseguono regolarmente. Stamane, come stabilito, 4 CA-73 e 3 RO hanno bombardato Gife con evidente distruzione. I 4 CA-73 si sono spinti circa 70 km sud Nufilia, bombardando anche a gas circa 400 tende. Seppe che quali conseguenze immediate vi sono 4 morti. Moltissimi infermi invece vide colpiti dai gas. Egli ne vide diverse che presentavano il loro corpo ricoperto di piaghe come provocate da forti bruciature. Riesce a specificare che in un primo tempo il corpo dei colpiti veniva ricoperto da vasti gonfiori, che dopo qualche giorno si rompevano con fuoriuscita di liquido incolore. Rimaneva così la carne viva priva di pelle piagata. Riferisce ancora che un indigeno subì la stessa sorte per aver toccato parecchi giorni dopo il bombardamento una bomba inesplosa. Bollettino numero 193 del 17 dicembre. La 8ª giornata di battaglia nella zona desertica del fronte cirenaico si è svolta con un accanimento non inferiore a quello delle precedenti giornate. La nostra aviazione, malgrado il tempo proibitivo, non ha rallentato la sua attività. In concorso alla resistenza delle truppe e con le sue formazioni da caccia e da bombardamento ha fortemente logorato il nemico. Sul mare i nostri aerosiluranti hanno colpito con due siluri un incrociatore da 6.000 tonnellate che aveva bombardato Bardia. 5 nostri apparecchi non sono rientrati. Nella zona di frontiera cirenaica, attività di artiglieria. Nella giornata del 19 il nemico, oltre gli aerei perduti di cui è il bollettino numero 196, ha perduto altri 2 velivoli da caccia. Meritano speciale citazione tutti i reparti operanti in Cirenaica della 5ª squadra aerea, che hanno instancabilmente fino alle più sublime forze del sacrificio collaborato alla lotta per la distruzione delle unità corazzate nemiche, sostenendo allo stesso tempo duri combattimenti contro le forze aeree avversarie.
520 bombe e 30 missili da crociera a lunga gittata li hanno lanciati i Tornado e gli AMX dell'aeronautica, 160 testati di AV-8 Harrier della Marina Militare, bombe GBU-12, GBU-16, GBU-24, IGBU-24, GBU-32, GBU-38, GBU-48 e i missili AGM-88 HARM e Storm Shadow. Bombe GBU-24 e GBU-24, guidate con doppia modalità GPS e laser e usate per distruggere i più resistenti bunker sotterranei, e la GBU-32 JDAM, Joint Direct Attack Munition, da 1000 e 2000 libbre. AGM-88 HARM High Speed Anti-Radiation Missile della Raytheon Company. 1900 missioni con oltre 7300 ore di volo, pari al 7% delle missioni complessivamente condotte dalla coalizione internazionale a guida NATO. 8 aerei a decollo verticale AV-8B plus Harrier stazionati sulla portaerei Garibaldi hanno effettuato missioni di interdizione ed attacco per complessive 1223 ore utilizzando i missili aria-aria a guida infrarossa AIM-9L Sidewinder, quelli a medio raggio a guida laser AMRAAM, gli aria-terra Maverick e le bombe tipo MK-82, una trentina di elicotteri EH-101, SH-3D e AB-212 assegnate ad Unified Protector per complessive 3.311 ore di volo.